Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Ecco in primo piano la ricetta che vi propongo oggi, ossia fette biscottate ai semi misti e semi di finocchio. Sono delle fette biscottate senza farina, senza glutine e che hanno la caratteristica di essere ricchi di proteine, di fibre, di sali minerali terapeutici, quali lo zinco e il ferro. E sono facilmente digeribili. Sono delle fette biscottate croccantissime, abbinabili con preparazioni dolci come ad esempio marmellata o salate come ad esempio ho fatto io la maionese di avocado, oppure con tanti altri tipi di salse o per accompagnare insalate e zuppe. Adesso passiamo subito alla ricetta e al procedimento. Questi sono gli ingredienti che vi serviranno per la realizzazione delle fette biscottate con i semi misti e finocchio. Allora, partiamo dalle mandorle, un 120 g di mandorle con la buccia che andremo a tritare finemente, o altrimenti 60 g di anacardi e 60 g di mandorle, un cucchiaio di farina di cocco, 30 g di semi di zucca, 30 g di semi di girasole che andremo lo stesso a tritare, un uovo, 2 cucchiai di olio di cocco che si presenta così solido per la temperatura ancora fredda, diciamo del clima freddo, ma nel momento in cui noi andremo a scioglierlo a bagnomaria risulterà liquido. Poi anche d'estate risulta già liquido senza bisogno del procedimento a bagnomaria. Poi 2 cucchiai di semi di sesamo, 2 cucchiai di semi di finocchio, mezzo cucchiaino di sale e poi un cucchiaio di semi di papavero e un cucchiaio messo di semi di chia. Adesso passiamo subito al procedimento della realizzazione. Eccoci al procedimento. Allora ho sciolto a bagnomaria l'olio di cocco, vedete che è diventato praticamente liquido. Poi ho sbattuto l'uovo, ho tritato finemente con un macinacaffè tutti i semi perché le loro sostanze nutritive si assorbono meglio nell'intestino quando sono macinati e ho lasciato per sentire un po' di croccantino invece i semi di sesamo. Poi ho tritato appunto i semi di zucca e ho anche le mandorle. Adesso mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e mescoliamo. Dopo aver mescolato prima tutti gli ingredienti secchi uniformemente, poi aggiunto i liquidi, il composto che deve risultare è questo, abbastanza compatto. Adesso lo lasciamo riposare un 5-10 minuti in modo che i semi di chia rendano l'impasto ancora più compatto ed elastico. Lasciato l'impasto a riposo per 10 minuti, adesso mi procurerò 2 foglie di carta forno. Uno mi servirà per adagiare l'impasto e stenderlo con l'utilizzo del secondo foglio di carta forno, cioè qua stenderò l'impasto per uno spessore di circa 5 mm con l'aiuto del secondo foglio che noi metteremo sopra per fare in modo che col mattarello l'impasto non si appiccichi. Prima lo posiziono e lo compatto bene nel primo foglio di carta forno, lo schiaccio un po', metto il secondo foglio sopra e lo livello per un'altezza appunto di 5 mm con il mattarello, così mi risulta facile il procedimento di stesura perché non mi si appiccica. Sistemiamo e compattiamo i bordi perché altrimenti poi con la cottura si bruceranno, quindi dobbiamo cercare di creare un bordo abbastanza alto, uniforme. Vedete com'è venuto l'impasto compatto e uniforme? Adesso lo taglieremo in pezzettini e in strisce in modo da creare le nostre fette biscottate. Tagliate le nostre strisce di fetta biscottata. Adesso andiamo a infornare con forno preriscaldato a 180 gradi per una 20-25 minuti. Ecco sfornate e raffreddate le nostre fette biscottate. Risultano fragranti, la mia assistente ve le sta facendo vedere, croccanti,
E sono veramente profumatissime e hanno quel sapore dato dal cocco che le rende piacevoli. Spero la ricetta vi sia piaciuta. Adesso lo mangio. Buona. E iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace. Grazie e alla prossima.